PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Ciao, stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per gli avvocati tecnologici sul processo telematico e sul mondo digitale. Io sono Francesco Posati, autore e curatore, e ti do il benvenuto. Continua lo speciale dedicato all'evento tenuto al Forum PA il 25 maggio scorso sul processo telematico e il nuovo volto digitale della giustizia. Nelle precedenti puntate 19 e 20 abbiamo ascoltato Francesco Cottone, responsabile dell'area civile al DGCA, e Ines Pagano, referente della giustizia amministrativa, la quale ci ha introdotto al processo amministrativo telematico, il PAT, che il 1 luglio 2016 prenderà il via. Oggi protagonista della puntata sarà l'intervento di Valentina Carollo, ci parlerà del processo telematico lato avvocato, ma prima di lasciarti alle sue parole ringrazio il Forum PA per la condivisione dei contenuti, presenti sul portale forumpa.it e Use Law Web Radio di Andrea Pontecorvo e appunto Valentina Carollo. Al prossimo podcast, ciao! Mi hanno chiesto appunto di parlare del processo telematico dal punto di vista dell'avvocato e quindi quello che mi piaceva è anche tornare al tema di quello che è il Forum PA e ringrazio tutti gli organizzatori per questo onoratissimo invito. Quello che vuole fare l'avvocato ormai telematico, che cos'è? Chiudere il cerchio, perché in realtà di telematico abbiamo una parte di processo, non ce l'abbiamo tutto e non riusciamo a vedere l'efficienza dell'utilizzo del telematico fino a che non arriviamo fino in fondo a utilizzare tutti gli strumenti di cui abbiamo a disposizione. E ho cercato di dare anche delle soluzioni, ovviamente soluzioni in parere personale, poi saranno le nostre istituzioni a vedere se potrebbero funzionare. E parto dall'inizio. Parto dall'inizio con la notifica dell'atto introduttivo. La notifica sappiamo tutti che può essere o cartacea se andiamo tramite UNEP oppure telematica. E allora come risolvere questo problema? Come portarlo al telematico? La prima soluzione è estendere le notifiche in proprio anche a quegli atti che sono necessariamente dell'ufficiale giudiziario, come ad esempio i pignoramenti, come ad esempio gli sfratti. Inoltre introdurre una sanzione che sia effettivamente una sanzione per tutte quelle imprese e pubbliche amministrazioni, non ce lo dimentichiamo, che non comunicano un indirizzo PEC valido nei pubblici registri, perché noi tutti i giorni ci scontriamo con indirizzi PEC che sono nei pubblici registri che non sono validi perché magari sono abbandonati o vengono tenuti pieni oppure proprio non ci sono. Una accortezza: la NPR, che verrà popolato entro dicembre 2017, non deve fare la stessa fine del registro imprese, delle PEC del registro imprese. Questi indirizzi PEC devono essere controllati e controllati anche con cadenza periodica. Quello sarà grande evoluzione per il processo civile telematico, perché ci consentirà di notificare anche le persone fisiche a mezzo PEC. Passando dalla notifica all'iscrizione a ruolo, anche quella oggi telematica e anche cartacea. Che come possiamo fare per risolvere, per portarla al telematico? Soluzione 1, introdurre l'obbligo di deposito telematico per tutti gli atti, quindi anche quelli cosiddetti introduttivi. La soluzione 2 è inserire un obbligo che sia realmente un obbligo di scansione di quelli che sono gli atti depositati in cartaceo, perché ad oggi noi sappiamo che è vero, c'è delle specifiche tecniche che in qualche modo obbligano la cancelleria a scansionare, ma in realtà pochissimi scansionano gli atti introduttivi o comunque ciò che è depositato in cartaceo. L'attività del giudice, la copia di cortesia è veramente necessaria? Ci sono a volte delle situazioni in cui è possibile immaginare che un giudice faccia difficoltà a utilizzare solo il computer. Solo il computer se ne ha uno poi, tra l'altro, perché immaginiamoci le udienze testi dove magari ci sono molti testi e molte domande da parte delle parti. E allora lì quello che si chiede è, vabbè, doppio monitor, questa è una scrivania che ormai più o meno abbiamo tutti di avere due monitor per lavorare, da una parte scrivo, dall'altra leggo, ma anche promuovere la creazione di link ipertestuali all'interno degli atti, ma anche formazione per i magistrati su come utilizzare meglio gli strumenti che hanno a disposizione, perché devono sapere che col PDF si possono fare anche delle orecchiette. Chiamo la nuova sentenza recente su queste cose. Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici.
Passo a un cruccio, che è la formula esecutiva e il passaggio in giudicato della sentenza. Sono ancora cartacei e non è possibile questo. Nella wish list deve essere messo per primo. Quando mi onoravo di fare parte del gruppo della FIF, Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense, avevamo già proposto in agosto 2015 la modifica normativa dei 153 disposizioni di attuazione per permettere al cancelliere di rilasciare una formula esecutiva telematica. Non è possibile che il decreto ingiuntivo diventi per forza cartaceo alla fine, che debba recarmi in cancelleria magari pagando anche le marche da bollo. Stessa cosa si può fare per l'articolo 124 sul passaggio in giudicato. Che cosa mi serve questo? A Trento, dove sono residente io, stiamo partendo con le istanze tabolari telematiche. Io con un passaggio in giudicato della sentenza posso andare a trascrivere il mio usucapione, posso andare a trascrivere tutte le domande, le sentenze che hanno necessità di un passaggio in giudicato. Quindi chiudiamo il cerchio anche nei confronti degli altri uffici. Attualmente devo per forza andare in cancelleria a farlo apporre. Attestazione di conformità. Va benissimo, funziona benissimo nel civile. Speriamo che nell'amministrativo tolgano le copie a pagamento, no? A differenza del civile. Funziona molto bene, ma siamo sicuri che deve essere per forza in ambito processuale e per i documenti estratti dal fascicolo informatico? Non è che gli avvocati sono pronti oggi magari ad avere tutto, la possibilità di attestare tutto come conforme? Se io ho un documento o un atto che è in qualche modo originale cartaceo, perché limitare quella che è l'attestazione di conformità a un qualcosa che deve essere depositato in tribunale o deve essere notificato a mezzo PEC? Io penso che gli avvocati siano pronti un po' per fare i notai con un repertorio anche dedicato. Diciamo, con quelle di prima ho chiuso il cerchio, con queste ultime tre slide voglio dare degli spunti. Dobbiamo sempre essere schiavi della chiavetta, della pennetta con la firma digitale e della PEC? Abbiamo SPID che sta arrivando. SPID però nel processo telematico, così come ho fatto, è uno SPID di terzo livello, quindi ci servirà comunque la chiavetta. E se pensassimo invece di fare uno SPID con un OTP eliminando anche la firma digitale? Io sono autenticato, basterebbe entrare all'interno di un momento di autenticazione, posso uploadare i documenti, quindi caricarli all'interno del sito, come avverrà per il processo amministrativo telematico, e in quel caso è come se avessi fatto una firma. Quindi la mobilità per l'avvocato oggi è importante, riflettiamo su questa nuova modalità di ingresso di autenticazione. CAD, ho letto la bozza di nuovo decreto legislativo che lo va a riformare. Si sono dimenticati di applicare i principi generali a tutti i processi, vorrebbero applicarlo solo al civile e al penale. Io dico no, meglio applicarlo anche all'amministrativo e al tributario e al contabile, perché è importantissimo che i principi generali derivanti dal codice dell'amministrazione digitale siano l'unicum. Noi dobbiamo avere giurisprudenza che sia unica sui principi generali e poi ci possono essere benissimo, anche perché ormai siamo andati purtroppo in questa direzione, varie specifiche tecniche che definiscono diversamente i processi. Stiamo andando verso le specializzazioni, ci specializzeremo informaticamente anche a seconda del rito che andremo ad affrontare. Io credo che se in America sono arrivati a creare un robot che fa l'avvocato, queste cose che io ho spiegato sono sicuramente di più facile realizzazione, e così riusciamo a chiudere il cerchio. Vi ringrazio. Segui PCT Facile su avvocatotecnologico.it, su Tumblr e su Telegram. Contatta l'autore, Francesco Posati, per idee, suggerimenti, richieste su about.me/fposati o scrivi a me@francescoposati.it. Sostieni il podcast tramite paypal.me/fposati.